Mister, una partita, dobbiamo dire, difficile, perché era un derby che è condizionato tantissimo, ma sono un buon punto o due punti persi? Secondo me adesso arrivato a questo punto, ti posso dire che è stato un buon punto, perché alla fine abbiamo giocato per 70 minuti in 10, pronti via, espulsione di Luciano può darsi un pochino dubbia, però va bene così. Poi ci siamo risistemati, secondo me il primo tempo è nettamente meglio loro, anche se devo dire che anche in 11 primi 20 minuti abbiamo sofferto. Poi secondo me il secondo tempo è stato un monologo nostro, in 10 ragazzi hanno buttato tutto quello che avevano, sono contento di quello che ho visto soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo la prima volta che sbagliamo l'approccio, però va bene così, ci prendiamo questo punto, era un derby, sapevamo che trovavamo una squadra tosta. E va bene così, ci prendiamo a questo punto. C'è stata la sostituzione di Gervasi, è stato lui a chiedere o un cambio di modulo? No, praticamente Gigi ha accusato qualcosina nel riscaldamento e si vedeva che non era il solito Gervasi. Poi per dire la verità avevo figlio Meni che secondo me mi dava qualcosina in più in fase di rientro, visto che eravamo in 10 ho preferito fare questo cambio, in virtù anche del fatto che Gigi non stava bene, però alla fine ho visto i miei dieci calciatori hanno dato tutto quello che avevano, ho cercato di variare il modulo in corsa, ho cercato di vincerla in tutti i modi, è venuto un buon pareggio, va bene lo stesso. Comunque, ecco, sentivo prima parlare, c'è un campionato molto equilibrato, ecco, moltissime squadre lì e si parlava di che si deve cominciare a vincere. Sì, assolutamente, lo sapevamo prima, però io dico che bisognava non perdere oggi per come si era messa la partita. E poi mi rimane il rammarico magari per gli ultimi 25 minuti dove abbiamo fatto un pressing costante, siamo stati sempre sopra, dentro la loro metà campo, abbiamo cercato di prenderli in ampiezza, in profondità, va bene così. Comunque abbiamo visto che è tanta corsa da parte dei suoi giocatori ed effettivamente restando in 10 lo dovevano fare, per forza dovevano sopperire alla mancanza. Sì, ma questa è la nostra qualità, l'aggressione, non posso dire nulla, abbiamo retto fisicamente, sotto questo profilo so che i miei ragazzi mi danno sempre tutto, e da rivedere un attimino quello che ci è successo secondo me i primi 25 minuti. No, figlio Meni non nasce come prima punta, nasce come esterno, però ti ripeto, ci doveva dare centimetri, doveva tenere qualche palla, doveva venire dentro a darci una mano. Sicuramente ha queste caratteristiche e l'ho impiegato lì quantomeno per tenerci qualche palla su e farci respirare, nonostante la ragazza si fosse molto bene alla chiamata. Comunque io penso che già c'è una partita in meno, che da giocare in casa con l'Isola la squadra non si sta comportando male. No, assolutamente, se pensiamo che siamo stati sconfitti solo alla prima partita, è giusto però adesso vedere un attimino di andare a vincere qualcuno, soprattutto in casa, dove dobbiamo costruire la nostra salvezza, però piano piano, col lavoro, tranquillo, sono fiducioso, i ragazzi fine partita erano tranquilli, hanno dato tutto, l'importante è dare sempre tutto, poi i risultati, e lavorare, poi i risultati sono sicuro che arriveranno. Grazie, mister. Grazie a lei, grazie.